Da quando l'uomo ha iniziato a scrutare il cielo, migliaia di anni fa, si è sempre chiesto: siamo soli nell'universo? Carl Sagan ha detto che nell'universo ci sono miliardi di stelle e che sarebbe folle pensare che con tutti i pianeti e le stelle esistenti, noi siamo l'unica forma di vita intelligente nell'intero universo. La NASA ha confermato l'esistenza di più di 450 pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Qual è il principale ostacolo al contatto con la vita di questi pianeti? Come raggiungerli? La costellazione di Alfa Centauri si trova a 4 anni luce e mezzo da noi. Quindi, se usassimo dei razzi convenzionali, capaci di viaggiare al 5% della velocità della luce, impiegheremmo migliaia di anni per raggiungerla. Gli esperti ritengono che possa esistere un altro modo, un metodo segreto per compiere viaggi istantanei in qualsiasi punto dell'universo. Un metodo che esiste da secoli. Restate con noi e vi sveleremo il complotto dietro le porte stellari. E se la storia che avete studiato a scuola fosse basata su delle menzogne, è possibile che il governo degli Stati Uniti sia controllato da una società segreta? Benvenuti nel mondo dei complotti, dove le coperture, le macchinazioni e i progetti segreti conducono sempre alla stessa fonte. Vi riveleremo il contenuto dei dossier riservati che il governo americano vuole tenerci nascosti. Baghdad, 2003. Le truppe americane e britanniche invadono l'Iraq. Quella notte il cielo è illuminato a giorno da centinaia di bombe che raggiungono gli obiettivi. I carri armati avanzano sulle strade della città. In poche settimane le forze armate irachene sono schiacciate. La missione viene dichiarata compiuta, ma le truppe americane rimangono in Iraq per più di un decennio. Alcuni esperti hanno una scioccante teoria per spiegare la lunga permanenza delle truppe americane in Iraq. Da molto tempo si sa che in Iraq c'è una delle più antiche porte stellari del pianeta Terra. La storia della porta stellare irachena risale a più di 6.000 anni fa. Per essere una civiltà appena emersa dall'età della pietra, era estremamente avanzata. Carri, strumenti, sistemi di irrigazione, armi. Nell'arco di pochi secoli, i Sumeri fecero progredire la specie umana più che in tutti i 200.000 anni precedenti. Si ritiene che la cultura sumera ci abbia dato il calendario lunare, l'aritmetica e persino i primi esempi di letteratura sotto forma di tavolette di pietra incise. In che modo gli antichi Sumeri crearono tali meraviglie? Secondo una delle teorie avanzate, gli antichi Sumeri furono aiutati da una civiltà extraterrestre chiamata Anunnaki. Furono proprio gli Anunnaki a fornire ai Sumeri quelle tecnologie sofisticate. Anunnaki si può approssimativamente tradurre come coloro che caddero dai cieli. In che modo gli Anunnaki avrebbero attraversato l'immensa distanza interstellare tra il loro pianeta e la Terra? Secondo una teoria, attraverso le porte stellari. Questa tecnologia dava la possibilità di viaggiare nello spazio-tempo usando strumenti chiamati porte stellari. La teoria del funzionamento di una porta stellare ipotizza che tale porta sia un vortice che collega tra loro due punti dello spazio. E c'è chi pensa che siano ovunque. Probabilmente ce ne sono una decina o una ventina in tutto il mondo. Nel sud del Perù, una misteriosa civiltà più antica di quella degli Inca costruì la Puerta de Ayumarca, o Porta degli Dei. C'è una porta stellare nei pressi della città di Puno, in Perù, sulle rive del lago Titicaca. È stata scavata su una parete rocciosa e ha l'aspetto di una grande porta. Secondo una leggenda, uno dei sacerdoti degli Inca, inseguito dai conquistadores spagnoli, fuggì in una porta stellare, un portale, per scomparire da questo piano della realtà. Nella vicina Bolivia, un altro antico popolo costruì la Porta del Sole
oltre 2000 anni prima dell'avvento dell'impero Inca. La Porta del Sole in Bolivia fu costruita dalla civiltà dei Tiwanaku. Si trova sulle rive del vicino lago Titicaca, in cima all'altopiano boliviano. Grazie a questa Porta del Sole, la civiltà di Tiwanaku credeva di poter interagire o accedere alle energie del sole. Molte pittografie e sculture nelle piramidi egizie raffigurano l'avvento di divinità provenienti dalle stelle che approdarono sulla Terra per poi ripartire molto tempo fa, lasciando un patrimonio di tecnologie avanzate, architettura e cultura come non si erano mai viste in precedenza. Quali prove abbiamo del fatto che quelle tecnologie avanzate furono portate agli antichi egizi attraverso le cosiddette porte stellari? Le prove ci sono date dai geroglifici, dalle testimonianze lasciateci dalle antiche civiltà, secondo cui esistono sul pianeta Terra luoghi che quegli esseri che loro chiamavano dei potevano usare per spostarsi dalla loro dimensione, dal loro universo, alla nostra realtà. Si teorizza che le porte stellari siano dei portali che permettono viaggi interplanetari su distanze inimmaginabili. Molti ritengono che Adolf Hitler avesse individuato una di queste porte. Hitler era ossessionato dalla teoria della terra perduta di Thule. La terra di Thule era una civiltà sotterranea, un luogo abitato da giganti dalle caratteristiche somatiche di tipo nordico e dalle capacità straordinarie. Inoltre tale civiltà era in possesso di tecnologie molto sofisticate, estremamente avanzate. I primi a descrivere Thule furono gli antichi greci, che la assimilarono alla civiltà perduta di Atlantide. Uno dei miti riguardanti l'antica civiltà ariana aveva al suo centro questa civiltà, che viveva in una regione calda nel sottosuolo dell'Antartide. Nel 1938, prima che la Seconda Guerra Mondiale esploda, Hitler manda alcune navi tedesche in Antartide con la scusa di stabilire una base di caccia alle balene. Secondo alcuni storici, il suo vero obiettivo era un altro. Se Hitler fosse stato interessato alla caccia alle balene, perché avrebbe dovuto mandare sommergibili e altre macchine belliche in Antartide? Non avrebbe avuto senso, a meno che l'obiettivo non fosse un altro. La Germania nazista era convinta che Atlantide si trovasse sepolta sotto il ghiaccio antartico. I nazisti erano in cerca di una conferma della loro teoria riguardante la superiorità della razza ariana. Nello specifico, cercavano il portale grazie al quale gli ariani erano giunti sul pianeta Terra. Cercavano una porta stellare. Nel 1939, le spedizioni dei nazisti danno i frutti sperati. I tedeschi stabiliscono una base antartica che chiamano Nuova Schwabia. Mentre in furia la Seconda Guerra Mondiale, si ritiene che i nazisti compiano frequenti viaggi verso la base. Con i sovietici che avanzavano da Oriente e gli alleati da Occidente, sarebbe stato normale aspettarsi che le forze armate naziste fossero impegnate nella difesa del territorio. Eppure furono organizzate spedizioni navali verso l'Antartide. Dopo la sconfitta dei nazisti nel 1945, si continua a parlare della base nazista in Antartide. Un anno dopo la resa, gli Stati Uniti organizzano la loro prima spedizione verso quel territorio gelido. Dossier segreto. Operazione Salto in Alto. L'operazione Salto in Alto tra il 1946 e il 1947 fu una grande spedizione navale affidata al comando dell'ammiraglio Byrd, che raggiunse l'Antartide con l'obiettivo di visitare la piccola colonia di Nuova Schwabia. La scusa ufficiale era che bisognava mappare la colonia. Sembra che gli americani trovino qualcosa di impossibile da descrivere. Le voci riguardanti tecnologie missilistiche, esperimenti antigravitazionali e persino sofisticati dischi volanti non sono mai state confermate. C'è chi ritiene che furono trovate le prove di esperimenti genetici compiuti un decennio prima della scoperta del DNA. L'operazione Salto in Alto è bruscamente cancellata pochi mesi prima della sua data di completamento. L'ammiraglio Richard Byrd manifesta la sua paura per oggetti velocissimi in volo da un polo all'altro a velocità incredibili.
Qualsiasi cosa abbia trovato il governo degli Stati Uniti in Antartide, non lo sapremo mai. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il fisico Wernher von Braun è uno degli scienziati nazisti più importanti. È lui a sviluppare il razzo V2, un missile balistico capace di causare danni devastanti negli ultimi anni del conflitto. In meno di 4 anni, i nazisti passarono dall'artiglieria ai razzi radioguidati. Da dove prendono una tale tecnologia i nazisti in un'epoca in cui le guerre si combattono senza sistemi di guida, bombe intelligenti o satelliti? Molte persone teorizzano che il progresso fu ottenuto sfruttando tecnologie aliene portate sulla Terra. Durante la Seconda Guerra Mondiale ci furono enormi progressi tecnologici, ma nulla di paragonabile a quanto l'operazione Salto in Alto trovò a Nuova Swabia. Dopo la guerra, l'ingegnosità tecnica di von Braun viene messa al servizio degli Stati Uniti per creare i primi missili balistici, i primi caccia e il primo programma spaziale. Per quanto spaventosa possa essere stata la tecnologia che si presume sia stata osservata a Nuova Swabia, ancora più scioccante è la presunta scoperta di un'antica porta stellare in Iraq. Tra poco, la disperata corsa contro il tempo per mettere in sicurezza la porta stellare irachena. Saddam Hussein è in possesso di una tecnologia di questo tipo? Il governo non poteva certo starsene a guardare. Il viaggio nel mistero non finisce qui. Continuate a seguirci. Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo dei complotti. Secondo una recente teoria, la porta stellare irachena si sarebbe trovata sotto l'antica città sumera di Ur, la prima grande città del mondo, dove sorge anche il più sontuoso dei templi sumeri, la grande Ziggurat. Nel 1922, l'esploratore britannico Woolley fu inviato in Iraq per esplorare l'antica città di Ur in cerca di manufatti. La leggenda narra che Woolley non trovò solo un'antica città, bensì un intero complesso plurimillenario che forse ospitava una porta stellare. Woolley non è il primo a visitare il tempio in epoca moderna e non è neanche l'ultimo. All'inizio degli anni Ottanta, Saddam Hussein ordina un grande progetto di restauro della grande Ziggurat, che trasforma il tempio in una fortezza. Si mormora che la Ziggurat di Ur fosse il luogo in cui Saddam lavorava alle armi biochimiche. Diventò il suo centro operativo e vi installò persino una base aerea. Secondo gli esperti, 3 grandi scalinate che conducono al tempio vengono restaurate da Saddam. E non solo per facilitare l'accesso al tempio. Sono costruite anche per portare fuori qualcosa, come la porta stellare irachena. La vera ragione per cui gli Stati Uniti sferrarono un attacco preventivo contro l'Iraq nel 2003 fu che Saddam Hussein era entrato in possesso di tecnologie avanzate come la porta stellare. E a quel punto l'elite statunitense si preoccupò che Hussein potesse svelare pubblicamente queste scoperte. I critici della guerra in Iraq teorizzano che la vera ragione dell'invasione americana in Iraq sia stato il tentativo di mettere le mani sul petrolio iracheno. Ma tutto il petrolio del mondo varrebbe ben poco rispetto alle avanzatissime tecnologie aliene. Che si detesti o si ami Bush, forse ci siamo sbagliati tutti riguardo alle vere ragioni di quella guerra. Un altro indizio sorprendente. Una delle più avanzate unità navali d'élite della storia, nota come Task Force 20, nel 2003 viene mobilitata con la missione di trovare ed eliminare obiettivi nemici di alto profilo in Iraq. Erano circa 1500 uomini dei migliori reparti speciali delle forze armate americane e la loro missione in Iraq, dopo l'invasione del 2003, consisteva nel trovare Saddam Hussein, secondo quanto fu reso pubblico. Ma sorgono alcune domande. In una fase iniziale dell'invasione, la Task Force 20 ingaggia un feroce scontro a fuoco con le forze armate irachene, non presso un obiettivo militare, bensì presso il Museo Nazionale Iracheno. Perché il governo degli Stati Uniti avrebbe mobilitato tante risorse per entrare nel Museo Nazionale Iracheno? E perché il museo fu difeso dalla Guardia Repubblicana Irachena? La Task Force 20 aveva varie missioni. Quella più segreta consisteva nel setacciare tutti i siti archeologici iracheni e tutti i musei del paese in cerca di informazioni. Cercavano le prove che la Porta delle Stelle si trovasse proprio lì.
le forze americane stabiliscono presso la grande Ziggurat una delle loro più importanti basi aeree per ben 9 anni. Siamo rimasti per ben 10 anni dopo la caduta di Saddam Hussein, con l'obiettivo di aiutare gli iracheni a costruire un nuovo governo. Ma è possibile che quei 10 anni siano serviti per smantellare la Porta Stellare e portarla negli Stati Uniti, e che quella tecnologia sia stata in realtà la ragione per cui siamo rimasti in Iraq fino al 2012? Se la Porta Stellare è stata davvero smontata e portata negli Stati Uniti, adesso potrebbe trovarsi in una delle tante installazioni segrete del governo, come l'Area 51, Wright-Patterson o Fort Knox. I teorici del complotto vedono prove delle Porte Stellari in ogni improvvisa esplosione di progresso tecnologico. Antichi testi e geroglifici sembrano confermare i sospetti. Dal primo volo dei fratelli Wright all'allunaggio della NASA sono passati meno di 70 anni. E oggi la NASA ha un rover che avanza sulla superficie di Marte in cerca di segni di vita. Chi crede nelle Porte Stellari afferma che un balzo scientifico e tecnologico in un periodo di tempo così breve non può essere spiegato con gli strumenti tradizionali. I vantaggi del controllo di una Porta Stellare per un esercito o una civiltà sarebbero giganteschi. Infatti, sarebbe possibile trasportare uomini e materiali a distanze esorbitanti nel tempo e nello spazio. Gli esperti temono che l'apertura di una Porta Stellare potrebbe avere conseguenze terrificanti per una civiltà relativamente primitiva come la nostra. Se le Porte Stellari furono costruite da una civiltà extraterrestre per spostarsi lungo distanze immense, quali possibilità abbiamo di poter manipolare una simile tecnologia? Saremmo come bimbi che giocano con una bomba nucleare. La principale preoccupazione è che, a prescindere dalle intenzioni di chi dovesse aprire una Porta Stellare, il risultato potrebbe essere un disastro per l'intera umanità. Sarebbe molto pericoloso aprire prematuramente una Porta Stellare senza sapere cosa potrebbe passarvi attraverso. Un vortice spazio-temporale fuori controllo potrebbe far passare la Terra attraverso una Porta Stellare pezzo dopo pezzo. Cosa succederebbe se creassimo un buco nero qui sul pianeta Terra e se ci cancellassimo dall'esistenza senza renderci conto di quello che stiamo facendo? Sarebbe come se non fossimo mai esistiti. Vi aspettiamo per svelare altri complotti.